Francesco Arca è passato dal flop di Sacrificio d'amore, in cui è stato protagonista al fianco di Francesca Valtorta su Canale 5, al successo della Vita promessa. La fiction di Rai 1 con Luisa Ranieri protagonista ha regalato un ottimo risultato all'ex stromista che dalla sua partecipazione a Uomini e Donne ad oggi ha messo insieme una grande crescita. Nel suo futuro c'è ancora tanta fiction e il ritorno a Canale 5 ed è proprio del suo presente e di quello che arriverà che lui stesso ha parlato in una lunga intervista al settimanale Nuovo. Nella fiction di Rai 1 ha prestato il volto ad un uomo violento e ossessionato dalla bella Carmela che proprio per sfuggire a lui e alla sua ira si è rifugiata in America dove presto lo riproverà. La resa dei conti si avvicina ma Francesco Arca ci tiene a prendere le distanze dal suo personaggio visto che lui è esattamente il contrario. Nella sua vita cerca di vivere nel rispetto di tutti e, soprattutto, delle donne ed è per questo che ai suoi figli prova a passare i suoi stessi valori. I fan lo amano per questo e lui adesso si dice finalmente felice senza più se e ma come succedeva in passato quando aveva quasi timore a pronunciare questa parola. Adesso Francesco Arca è uno splendido compagno per Irene Capuano ed è un ottimo padre per i suoi due figli e a nuovo conferma il suo momento d'oro. La necessità di diventare padre. Francesco Arca ammette che, ad un certo punto, ha sentito la necessità di diventare papà ma non solo in teoria ma anche in pratica, come una vocazione profonda, volevo esserlo nel senso profondo del termine proprio come è stato mio padre per me. Lui e la sua compagna hanno in un primo momento accolto la piccola Maria Sole e, pochi mesi fa, anche Brando, ed è a loro che, attraverso il gioco, prova a trasmettere i suoi valori a cominciare dal rispetto e l'amore verso la diversità passando per il rispetto per il prossimo e il senso dell'accoglienza. Riguardo all'organizzazione della famiglia ammette che, almeno per il momento, Irene si occupa del piccolo Brando mentre lui si prende cura della sua principessa, la primogenita, mettendo l'amore e il rispetto sempre al primo posto. Tutto il contrario del suo personaggio nella fiction di Rai 1 che, in effetti, lo ha portato un po' lontano dagli eroi romantici a cui l'attore ci aveva abituato in passato, Vittorio non sa gestire i suoi istinti, è una persona primordiale. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.